Benvenuti a tutti alla lezione del corso di preparazione dell'esame di avvocato, la classica lezione pubblica che facciamo sulla nostra pagina Facebook e sulla nostra pagina Instagram. Ricordo tra l'altro che avrete la possibilità di rivederla anche sul canale YouTube del Centro Studi Piero Calamandrei. Inizio a vedere un po' di studenti collegati, studenti ovviamente che saluto con grande affetto, e oggi la novità sono proprio io che inizio questa lezione, perché stavolta inizieremo proprio sulla struttura organizzativa del nostro corso, su quelli che sono gli aspetti tecnici e quelle che sono un po' le informazioni che molto spesso diamo a mezzo mail e telefonicamente ai nostri studenti che ci chiedono di iscriversi appunto al corso del Centro Studi Calamandrei. Innanzitutto confermatemi che si vede e si legge, si leggono i commenti e si sente soprattutto l'audio, quindi se qualcuno mi dà un feedback positivo per quanto riguarda i commenti ne sarei molto grato. Ecco, vedo Andrea che si è connesso, perfetto, si sente bene, buonasera Andrea. Vedo anche già diversi studenti collegati e quindi iniziamo e partiamo un po' da quelle che sono le premesse del nostro corso, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti e le caratteristiche più importanti. Allora, partiamo dal discorso legato al metodo, poi ovviamente dopo passerò la parola all'avvocato Torrese che naturalmente analizzerà quelle che sono le tracce che oggi saranno oggetto della lezione pubblica. Ci tengo sempre però a sottolineare una cosa importantissima che dice sempre l'avvocato Torrese, che i nostri contenuti pubblici sono solo delle pillole rispetto a quelle che sono le lezioni del nostro corso. Le lezioni del nostro corso sono molto più approfondite, sono molto più articolate. Noi ovviamente ci teniamo tantissimo a fare proprio questa distinzione tra i contenuti pubblici e quelli per i nostri corsisti, che naturalmente hanno maggiori attenzioni e anche più approfondimenti. Questa è una cosa che ci tengo sempre a dire, che l'avvocato Torrese ricorda bene, infatti utilizza questo termine molto carino dicendo le nostre sono delle pillole di diritto, quelle del corso sono i medicinali completi, perché veramente facciamo tanti servizi che ora avrò il piacere di illustrarvi. Ovviamente io mi presento, sono l'avvocato Alessio Savarese, sono il direttore scientifico del Centro Studi Calamandrei e mi occupo proprio di tutti quelli che sono gli aspetti organizzativi e tecnici dei corsi. Diciamo che tutti i problemi collegati agli aspetti tecnici passano proprio per la mia persona, quindi un po' conosco tutti gli studenti del nostro corso e soprattutto cerco di darvi dei suggerimenti anche da un punto di vista tecnico per migliorare quelle che sono le caratteristiche e i servizi del nostro corso. Detto questo, allora partiamo dal metodo. Il metodo lo sottolineo sempre con grande orgoglio, con grande forza, grazie. Il nostro metodo è un metodo molto pratico, è un metodo molto interattivo, è un metodo semplice. È un metodo che serve a consentire la possibilità agli studenti di sviluppare un ragionamento, sia logico che giuridico, che consenta poi loro il superamento della prova d'esame attraverso l'utilizzo dei codici commentati. Anche perché se voi siete in grado di utilizzare il codice, sarete in grado naturalmente di superare l'esame. Ovviamente oltre a questo ci sono tante altre caratteristiche importanti che poi l'avvocato Torrese sarà in grado di sottolineare. Ora, come è strutturato ovviamente il nostro corso dopo la premessa del metodo? E tra l'altro vi ricordo, soprattutto per chi ci segue, che il nostro metodo è stato oggetto di un'importante recensione che ha inserito la nostra scuola, il Centro Studi Piero Calamandrei, tra le prime scuole in Italia con la più alta percentuale di studenti promossi proprio per l'esame d'avvocato. E questo è un grande orgoglio come direttore, come scuola, ricevere non solo questa recensione e feedback positivo, che poi è comprovato da tutte le recensioni quotidiane che noi pubblichiamo sulla nostra pagina Facebook, ma anche sul nostro sito, sui canali social, dei nostri studenti,
cioè i nostri studenti ci pubblicano quelle che sono le lezioni, ci pubblicano quelle che sono naturalmente le loro foto di superamento dell'esame, e proprio su questo noi puntiamo a far sì che gli studenti diano anche una dimostrazione del corso, perché ci teniamo tantissimo che il nostro metodo venga diffuso. Ora, come è strutturato il corso? Il corso si compone di due lezioni a settimana, quella principale è quella del sabato, che inizia dalle ore 10 e termina alle ore 14-14:30, quindi ha una durata complessiva di 4 ore, e poi c'è la lezione infrasettimanale, che invece ha orari variabili a seconda della disponibilità dei docenti. Piccola precisazione, sono comunque sempre orari estremamente flessibili e soprattutto comodi per gli studenti lavoratori. Noi strutturiamo un corso soprattutto ragionando su quelle che sono le esigenze di chi lavora, quindi gli orari del corso devono essere estremamente comodi ed estremamente flessibili. Ora, detto questo, come si può seguire il nostro corso? Il nostro corso si può seguire con ben tre modalità, che sono tutte e tre a vostra disposizione. La prima modalità è quella della diretta live, cioè voi interagite. Buonasera a tutti gli studenti che si stanno collegando e che ci stanno salutando. Dicevo, le modalità con le quali potete seguire il nostro corso sono tre. Prima modalità è quella della diretta live. Vi collegate nell'orario predefinito, come sta avvenendo in questo momento, e interagite sia con il docente che con il resto della classe. Quindi comodamente da casa, con un PC, con un tablet, con uno smartphone, voi avete la possibilità di intervenire. Quindi è un'aula virtuale, ma alla fine noterete, proprio come in questa lezione, che talmente c'è interazione tra noi e voi che non si crea proprio quel distacco che c'è da casa, e che come se alla fine voi stesse proprio in aula fisicamente. Quindi parliamo poi di un'aula fisica e non di virtuale. La seconda modalità, e questo è uno dei più grandi vantaggi e benefici che hanno gli studenti della nostra scuola, è quello di poter rivedere in maniera illimitata tutte le lezioni del corso, quando volete, dove volete e come volete, fino alla fine delle prove d'esame. E per prove d'esame non intendiamo solo la prima prova, ma anche la seconda. Quindi questo sarà del materiale da utilizzare anche per la preparazione della seconda prova dell'esame. Questo ovviamente è la seconda modalità. Terza e ultima modalità è quella relativa invece alla presenza fisica in aula. Noi diamo la possibilità ai nostri studenti di seguire il nostro corso anche in presenza, ovviamente rispettando quelle che sono le distanze di sicurezza e le normative previste a seguito della pandemia e del Covid. Noi ci troviamo precisamente a Napoli, quindi per ulteriori informazioni per la partecipazione in sede basta inviarci sempre una mail al centro studi pierocalamandrei@gmail.com oppure contattare la pagina Facebook Corsi di Formazione Giuridica 2022 e anche la pagina Instagram Centro Studi Piero Calamandrei. Detto questo, e concludo, ci sono una serie di vantaggi sia da un punto di vista didattico sia da un punto di vista economico per chi si iscrive entro le 24 ore al nostro corso. Quali sono questi vantaggi? Innanzitutto avrete le dispense a supporto delle lezioni, quindi noi vi forniamo del materiale didattico, avete le referenze personali, io lo definisco un servizio di tutoraggio H24, cioè le referenze personali del collega, dell'avvocato Torrese, che potete contattare ogni qualvolta avete un dubbio, una domanda, volete un'informazione, cioè il contatto diretto con il docente. Avete bisogno di una persona che dall'altra parte vi dia delle risposte, noi ve le diamo. E oltre a questo ovviamente c'è il numero chiuso, cioè, e questa è una grande novità importante, soprattutto a partire da quest'anno, noi vogliamo evitare queste aule sovraffollate, caotiche, dove non si capisce nulla,
e non c'è qualità ed efficienza della lezione. Quindi preferiamo avere un numero ridotto di studenti, ma che siano in grado appunto di seguire una lezione con efficienza e qualità. Gli studenti del nostro corso devono essere seguiti bene, devono essere seguiti come se effettivamente al corso stessero solo loro. Quindi veramente deve essere una preparazione eccellente. Il vantaggio economico naturalmente è che voi, iscrivendovi sempre entro le 24 ore, riceverete uno sconto molto importante. Poi per questi aspetti più tecnici basta inviare una mail al centro studi, un forte sconto che vi consente la possibilità naturalmente di iscrivervi a un prezzo estremamente ridotto. Tra l'altro non mi dimenticate che noi stiamo chiudendo le iscrizioni, quindi se dovete iscrivervi fatelo presto. Concludo anche dicendo che ci sono delle convenzioni con delle nostre librerie, quindi con delle librerie ovviamente che abbiamo in convenzione. Ogni tanto mi fanno dei suggerimenti dalla regia per darmi i tempi della puntata, oramai mi sto abituando a queste cose. Quindi abbiamo delle convenzioni con le librerie e ovviamente abbiamo la possibilità di offrirvi delle scontistiche particolari sui nostri testi di approfondimento, ma anche sui codici commentati. Ovviamente un altro aspetto importante che ci tengo a dire è anche quello relativo al nostro sito. Noi sul sito non ne parliamo mai, però è giusto anche, è anche dire le cose importanti sul nostro sito, perché sul nostro sito ci sono tante, ma tante notizie importanti che poi noi veicoliamo tramite i nostri canali social, tipo la pagina Facebook, la pagina Instagram, YouTube. Però in realtà se voi andate sul nostro sito vedete che ci sono tante, ma tante cose che riguardano l'esame d'avvocato, come ad esempio gli articoli del blog, che sono tanti bei approfondimenti su temi di diritto che potete studiare, che noi poi andiamo a individuare in relazione a quelli che sono gli argomenti che trattiamo all'esame d'avvocato, e poi ci sono tante altre cose interessanti. Tra l'altro non vi dimenticate anche tutti gli altri corsi della scuola, ma ne parlerete magari dopo con l'avvocato Torrese. Detto questo, io direi di passare subito la parola all'avvocato Torrese, quindi le domande che mi volete fare basta semplicemente che scrivete alla pagina, perché comunque vi risponderemo, in modo tale da analizzare subito le tracce, anche perché oggi abbiamo la presentazione di un altro bellissimo corso di preparazione, che è quello del concorso del Comune di Napoli. Tra l'altro settimana prossima, anzi non questa settimana, ma tra due settimane abbiamo la presentazione, la prima lezione del corso di magistratura, quindi siamo carichissimi ad offrirvi tanta formazione. Ma oggi concentriamoci sull'esame di avvocato e per questo passo la parola al professore più famoso d'Italia, che è il mio collega, l'avvocato Torrese. Un saluto a tutti naturalmente e buon fine settimana. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, prima di iniziare volevo ricordare che alle 4 non solo presenteremo il corso di preparazione al concorso al Comune di Napoli, ma terremo la prima lezione pubblica, quindi parleremo tutti insieme di diritto pubblico, peraltro. Quindi ascoltateci con grande attenzione, è il momento effettivamente di capire se questo corso può interessarvi, se effettivamente è il caso di iscriversi. Non perdo tempo, approfitto del fatto che avete già fatto tutte le prove audio e tutte le prove video del caso e quindi chiedo, buonasera a tutti ovviamente, quindi chiedo di passare immediatamente alla pubblicazione della traccia di diritto civile che mi accingo a risolvere. Ecco qui, ne do lettura. Tizio, tecnico di radiologia, e Caia, chirurgo plastico, contraggono matrimonio nell'agosto del 2015. Nel 2021, a seguito della profonda crisi del loro rapporto coniugale, Caia inizia una relazione adulterina, cioè lo tradisce, con il collega Sempronio. Attenzione, a seguito della profonda crisi, vuol dire che già erano in crisi quando lei inizia la sua storia. È importante questo aspetto. Detta relazione adulterina viene vissuta da Caia e Sempronio in modo assolutamente non riservato, tanto che in pochi mesi tutti i dipendenti dell'ospedale Alfa,
presso il quale Tizio, Caio e Sempronio lavorano, vengono a conoscenza della vicenda. Ragazzi, tutti e tre, marito, moglie e amante, sono nello stesso ospedale. La moglie e l'amante non si prodigano a mantenere il segreto. Nel giro di pochissimo, come sempre accade sul luogo di lavoro, tutti vengono a sapere cosa è accaduto. La relazione adulterina, ed in particolare il suo carattere pubblico, sconvolgono Tizio, causandogli enorme sofferenze morali. Chiaramente viene a sapere di essere stato tradito, viene a sapere che tutti lo sanno e ne soffre tremendamente. Preso atto della situazione, Tizio si rivolge al suo legale di fiducia, comunicandogli la sua intenzione di separarsi, di vedere addebitata la separazione a Caia e di sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni arrecati. Il candidato deve assumere le vesti di legale di Tizio e predisporre l'atto più idoneo, dopo aver premesso cenni sul matrimonio. Allora ragazzi, chiariamoci, la situazione fattuale ve l'ho spiegata e direi che è assolutamente chiarissima. Questa situazione trilaterale che evidentemente crea un grande danno morale, una grande sofferenza morale a Tizio. Adesso cerchiamo di capire quali sono le richieste che Tizio rivolge al suo legale. In primo luogo Tizio vuole separarsi, questo è il suo obiettivo primario. In secondo luogo vuole che la separazione venga addebitata alla moglie, evidentemente proprio in quanto ha violato uno dei tre sacri doveri del matrimonio previsti dall'articolo 143, e in terzo luogo vuole che la moglie venga condannata a risarcirgli tutti i danni che gli ha arrecato. Quali danni? Sono danni non patrimoniali, in particolare danni morali, danni derivanti dalla sofferenza che lui ha provato. Quindi ragazzi, noi per rispondere alla nostra traccia dobbiamo partire dal matrimonio e dalla separazione e poi dobbiamo rispondere a queste domande, e cioè: ha diritto Tizio a chiedere la separazione? Ha diritto a vedere la separazione addebitata a sua moglie a causa dell'infedeltà? Ha diritto a chiedere il risarcimento del danno derivante da questa violazione dell'articolo 143? Ovviamente ragazzi, la traccia vi chiedeva di partire dal matrimonio e voi dal matrimonio dovevate partire. Cosa potevate dire immediatamente sul matrimonio? Che il matrimonio è un istituto del diritto naturale cui il codice civile dedica moltissimo spazio. Voi sapete che il libro primo del codice civile è rubricato delle persone e delle famiglie. Bene, tutto il titolo sesto del libro primo è dedicato al matrimonio. Quindi siamo dall'articolo 79 all'articolo 230, quasi 160 articoli sul matrimonio. Ovviamente non si parlerà solo di matrimonio, ma anche della famiglia, del regime patrimoniale, eccetera. Perché dico istituto del diritto naturale? Perché è chiaro che il matrimonio non è stato creato dall'ordinamento giuridico italiano. Chiedo scusa. Ma un istituto che preesisteva al diritto civile italiano, è un istituto che è sempre esistito nella storia. Per la prima volta si è parlato di matrimonio, che noi ne sappiamo, nel codice di Hammurabi addirittura, quindi potete immaginare. Al corso abbiamo specificato le differenze che ci sono tra il matrimonio civile, il matrimonio cattolico, il matrimonio acattolico e il matrimonio concordatario. Prima dei patti lateranensi del 29, dopo i patti lateranensi del 29 e dopo il concordato dell'84 che li ha modificati. Tutte cose che non possiamo fare ovviamente in questa sede. Allo stesso modo, chiedo scusa, sono molto raffreddato, al corso abbiamo chiarito che il matrimonio non è un contratto ma un negozio giuridico, spiegando la differenza tra i due istituti, ma chiarendo anche che la soluzione di questa diatriba ai fini della disciplina applicabile non è rilevante. Cosa possiamo dire invece in questa sede? Possiamo dire che il matrimonio è quell'istituto attraverso il quale due soggetti danno vita ad una famiglia, quella che l'articolo 29 della Costituzione definisce società naturale fondata sul matrimonio. E se la Costituzione parla di società naturale, è chiaro che l'articolo 29 si riferisce alla famiglia fondata da un uomo e da una donna. Infatti, chi chiede l'emanazione, chi chiede che il matrimonio gay venga ammesso in Italia, non lo fa sulla base dell'articolo 29, ma sulla base dell'articolo 3. Mi dai qualche fazzoletto? Scusa, sono molto raffreddato. Ovvero il principio di uguaglianza.
Adesso, proprio perché il matrimonio è un istituto del diritto naturale, è evidente che lo stesso non è descritto dal codice civile. Il codice civile non ci spiega che cos'è il matrimonio. Per quale motivo? Un po' perché dovremmo saperlo, visto che si tratta di un istituto che esiste dall'alba dei tempi, un po' perché descrivere il matrimonio è cosa piuttosto complessa. Dunque, cosa possiamo dire noi del matrimonio? Possiamo dire, in primo luogo, che si tratta sicuramente di un negozio giuridico formale. Che vuol dire formale? Di un negozio giuridico che non può essere concluso con qualsiasi forma lo si voglia. Io non posso sposarmi con una persona mediante un contratto scritto o mediante un contratto matrimoniale sottoscritto dinanzi ad un notaio. Ciò non è ammissibile. Il matrimonio ha una forma sacrale, una forma vincolata che deve essere rispettata. Lo prevede l'articolo 107 del Codice Civile, che stabilisce che perché il matrimonio sia valido, esso deve essere celebrato dai due sposi, dall'ufficiale di stato civile, da due testimoni, e l'ufficiale di stato civile deve dare lettura dei tre articoli del Codice Civile che sono dedicati ai diritti e doveri che derivano dal matrimonio, 143, 144 e 147, e che infine le parti, l'una dopo l'altra, debbano dichiarare di voler prendersi rispettivamente in marito e in moglie, quindi prendi tu come legittima sposa, prendi tu come legittimo sposo. Quindi un negozio che ha delle formalità molto accentuate, lo ripeto, serve l'ufficiale di stato civile, servono due testimoni, servono gli sposi, serve la lettura dei tre articoli del codice civile, serve un modo di dichiarare la volontà nuziale particolare, il famoso io lo voglio, va bene? Quindi un negozio estremamente formale. Al corso ci siamo poi soffermati sui requisiti che sono necessari perché due persone contraggano matrimonio. Abbiamo visto che non basta l'essere maggiorenni, salvo dispense, bisogna non essere parenti, bisogna non essere già sposati, eccetera, eccetera. E sempre al corso abbiamo parlato delle cause di nullità e di annullabilità del matrimonio, nonché del regime patrimoniale della famiglia. E questo sia prima che dopo la riforma del diritto di famiglia del 75. Quindi il sistema che è passato sostanzialmente dal regime ordinario, che era la separazione dei beni, al regime ordinario che oggi è quello della comunione legale. Tutto questo però è un qualcosa che vi serve dinanzi alla commissione per presentare l'istituto del matrimonio e far vedere sostanzialmente che voi sapete di cosa si parla. Però la nostra traccia ovviamente verteva su qualcosa di diverso. Verteva in particolare sul tradimento che Caia fa nei confronti di Tizio e sulla conseguenziale possibilità per Tizio di chiedere che la separazione venisse addebitata a Caia e che Caia potesse essere condannata a risarcire i danni. Ma in base a cosa Tizio sostiene che la separazione debba essere addebitata a Caia? In base al fatto che Caia ha violato uno dei sacri doveri del matrimonio. Chi ci dice quali sono i tre sacri doveri del matrimonio? Ovviamente l'articolo 143 del Codice Civile, di cui do lettura. In particolare do lettura del secondo comma. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione e alla coabitazione. Quindi l'articolo 143, secondo comma del Codice Civile, ci dice che tre sono i sacri doveri del matrimonio. Coabitazione, cioè vivere insieme, assistenza morale e materiale e fedeltà. Al corso ci siamo dedicati ovviamente anche agli altri due doveri. Abbiamo parlato della coabitazione e della possibilità per le parti di derogare al regime di coabitazione. Abbiamo parlato di assistenza morale e materiale e ci siamo interrogati sul se il diniego di avere rapporti sessuali col proprio coniuge
possa essere causa della separazione o meno, o meglio di addebito della separazione o meno. In questa sede invece ci occupiamo solamente della fedeltà. Che vuol dire fedeltà? Che vuol dire essere fedeli per il codice civile? Vuol dire astenersi dall'intraprendere rapporti di tipo sessuale con altri soggetti. E è opportuno precisare che non serve ovviamente il rapporto sessuale completo, ma è sufficiente un qualunque tipo di scambio di effusioni con un'altra persona per poter essere dichiarati infedeli. Sempre al corso ci siamo dedicati al problema dell'infedeltà online, e cioè se può essere considerato infedele quel coniuge che, pur non incontrandosi, non scambiandosi effusioni dal vivo con un amante, lo faccia solo virtualmente con scambi di foto, di video, eccetera, eccetera. C'è Cassazione recente, ne abbiamo parlato ovviamente al corso. Adesso domanda: perché io vi ho parlato dei tre doveri del matrimonio? E cioè, perché vi ho detto che l'articolo 143 elenca i tre doveri del matrimonio, cioè la coabitazione, l'assistenza morale e materiale e la fedeltà? Ve l'ho fatto perché normalmente i matrimoni finiscono in quanto uno dei due coniugi, o entrambi in qualche caso, hanno violato uno o più dei tre sacri doveri del matrimonio. In qualche caso il matrimonio finisce soltanto perché ci si disinnamora. In altri casi invece ciò deriva da una violazione, e l'infedeltà è una delle classiche ipotesi che fa venir meno il matrimonio. Benissimo, ma che serve sapere tutto ciò? Serve perché dovete capire che laddove una parte, uno dei due coniugi, chieda al giudice nel giudizio di separazione di addebitare la separazione all'altra, ha la possibilità che il giudice si pronunci sul punto dimostrando che l'altra parte ha violato uno dei tre doveri del matrimonio. Cioè, la violazione di uno dei tre doveri del matrimonio da parte di un coniuge permette all'altro coniuge di iniziare un giudizio di separazione verso il coniuge che ha violato i doveri e chiedere al giudice di addebitare la responsabilità della separazione al coniuge che ha violato i doveri. In altre parole, Tizio dovrebbe poter chiedere la separazione giudiziale e quindi agire con un ricorso ovviamente nei confronti di Caia e chiedere che la separazione venga addebitata a Caia in quanto Caia ha violato uno dei tre sacri doveri del matrimonio, e in particolare il dovere di fedeltà. Voi direte: benissimo, il giudice dichiara che la colpa della fine del matrimonio è tuo, ma chi se ne frega? C'è una conseguenza di tutto ciò? Risposta: la conseguenza c'è, perché il coniuge cui viene addebitata la separazione, uno, perde qualunque diritto successorio rispetto all'altro coniuge, due, perde il diritto all'assegno di mantenimento. Di entrambe le cose abbiamo parlato ovviamente in lungo e largo al codice e al corso. Chiedo scusa, ovviamente non ne posso parlare adesso per ragioni di tempo, però sappiate che ci sono delle gravi conseguenze che discendono dall'addebito della separazione. E ovviamente sempre al corso abbiamo tracciato la differenza rispetto all'assegno alimentare, rispetto all'assegno di mantenimento per i figli, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte cose di cui per ragioni di tempo non posso parlare in questa sede. E allora, prima questione problematica: tutto ciò detto, tutto ciò premesso, ma allora Tizio ha diritto a chiedere che la separazione venga addebitata a Caia? Verrebbe da dire di sì. Caia ha violato uno dei tre doveri del matrimonio, in particolare ha violato il dovere di fedeltà, e quindi Tizio dovrebbe poter chiedere al giudice di addebitare la separazione a Caia, con conseguente perdita per la stessa dei diritti di successori e dell'assegno di mantenimento. C'è un dubbio però: siamo sicuri che ai fini dell'addebito basta la violazione di uno dei doveri del 143 o serve qualcosa in più? Vedete, parte della giurisprudenza storicamente ha iniziato ad evidenziare l'esistenza di un altro requisito, e cioè: ai fini di addebitare la separazione al coniuge che ha violato uno dei tre doveri del 143,
non è sufficiente soltanto dare la prova della violazione appunto di uno dei tre doveri del 143, ma è necessario altresì dimostrare che la fine del matrimonio, la fine della storia d'amore, sia dipesa proprio dalla violazione di uno dei doveri del 143. Che significa, ragazzi? Significa sostanzialmente che non è sufficiente dimostrare che Tizia, che Caia in questo caso, ha violato uno dei tre doveri del 143 e in particolare il dovere di fedeltà, ma devo altresì dimostrare che è stata proprio quella violazione a causare la fine del rapporto matrimoniale, cioè del rapporto amoroso esistente tra Tizio e Caia. Laddove non sia possibile dimostrare questo nesso eziologico tra fine del rapporto, tra infedeltà e fine del rapporto amoroso, non dovrebbe poter essere possibile addebitare la fine del matrimonio e quindi la separazione a Caia. Perché? Perché dice la giurisprudenza, o almeno parte della giurisprudenza, tanto io posso dire che il matrimonio è finito per colpa tua, cara infedele Caia, quando io dimostro che io e te andavamo d'amore d'accordo, poi tu hai tradito Tizio, l'hai fatto soffrire e quindi sostanzialmente Tizio ha chiesto il divorzio, la separazione in questo caso, ma la stessa cosa. Quindi io devo provare che la tua infedeltà è stata proprio la causa della rottura del matrimonio. Se invece il matrimonio era già rotto, cioè se vi era già in atto una crisi coniugale, perché io ti devo addebitare la separazione? Non ha senso, il matrimonio era già finito e il fatto che tu mi abbia tradito, benché biasimevole da un punto di vista morale, è irrilevante, perché il matrimonio era già finito e quindi il fatto che tu mi abbia tradito sostanzialmente non ha procurato un danno, non ha fatto danni, è stato un tradimento in qualche modo insignificante, perché la storia era già bella che finita. Quindi secondo l'orientamento giurisprudenziale basta la violazione del 143 e si ha debito. Secondo un altro orientamento giurisprudenziale invece non basta la dimostrazione della violazione del 143, devi anche dimostrarmi che la fine del matrimonio è dipesa dalla violazione del 143. Quindi il nesso eziologico in questo caso tra infedeltà e fine della storia d'amore. E in questo caso, se leggete bene la traccia, non c'era questo nesso di causalità. Perché? Perché la traccia è molto chiara che vi dice, quando vi dice che lei tradisce dopo che la storia era già entrata in crisi. A seguito della profonda crisi del loro rapporto coniugale, Caia inizia una relazione adulterina con Sempronio. Quindi sostanzialmente Caia ha tradito quando il matrimonio era già in crisi tra le parti. Questo è avvenuto. E allora, secondo una certa ricostruzione giurisprudenziale, il tradimento di Caia, lo ripeto, benché biasimevole da un punto di vista morale, giuridicamente è rilevante, perché non ha fatto danni, la relazione era già distrutta e quindi sostanzialmente che tu tradivi o meno, già l'amore non c'era più. Questa ricostruzione cerca di andare a punire il fedifrago, il traditore, solo quando quel tradimento ha provocato la crisi del rapporto e non quando è stata una conseguenza. E del resto, ragazzi, è chiaro che se due persone sono in crisi e non si amano più, è anche normale che si guardino intorno. Risponde all'id quod perunque accidit, a ciò che accade nella maggioranza dei casi. Si pronuncia la Cassazione, Cassazione 12, ripeto, Cassazione numero 12, 392, 2017, che conferma questo principio, quindi conferma l'idea secondo cui ai fini dell'addebito della separazione è sempre e comunque necessario dimostrare non soltanto la violazione di uno dei doveri del matrimonio, ma altresì dimostrare che la crisi del matrimonio è dipesa proprio da quella violazione. Se io dimostro che tu sei infedele, ma non dimostro che la relazione è crollata perché tu mi hai tradito, ma la relazione era già crollata prima, non c'è nesso eziologico tra infedeltà e crisi familiare, motivo per cui la separazione non può essere addebitata alla traditrice. Il suo è stato un tradimento sostanzialmente privo di conseguenze. Quindi prima conclusione, diremo a Tizio: sì, ti puoi separare,
ma non puoi ottenere l'addebito della separazione, perché l'infedeltà non è stata causa della separazione. Seconda questione problematica. Tizio dice sì, ok, ho capito tutto quello che vuoi, ma io voglio quantomeno il risarcimento del danno, perché a causa del tradimento di Tizia, io di Caia, ho sofferto come un cane. Domanda, è ammissibile il risarcimento del danno da infedeltà coniugale? A noi verrebbe da dire immediatamente sì, certo, c'è una condotta illecita, c'è la violazione di un dovere del matrimonio, c'è il danno, c'è sofferenza emotiva, c'è il nesso eziologico, risarcimento del danno. In realtà, ragazzi, questa tesi è una tesi che storicamente è sempre stata rigettata dalla giurisprudenza di legittimità. Perché? Perché la giurisprudenza ha sempre detto che benché la violazione di uno dei doveri del 143 fosse un illecito effettivamente, l'illecito in questione è un illecito che era già sanzionato. Sanzionato da cosa? Dalla sanzione tipica prevista per la violazione dei doveri del 143, quindi l'addebito della separazione. Quindi illecito, sanzione. Già c'è la sanzione, l'addebito. Non c'è motivo per immaginare anche un risarcimento del danno a favore del soggetto tradito. Quindi tesi classica è sempre stata quella che negava qualunque risarcimento dell'illecito da violazione del 143. Nel 2012 la Cassazione ha cambiato orientamento, sentenza 56-52, e per la prima volta ha aperto alla possibilità che il soggetto tradito, il soggetto che fosse vittima della violazione di uno dei doveri del matrimonio, potesse effettivamente chiedere il risarcimento del danno. Secondo la Cassazione non c'è motivo per vietare la possibilità al soggetto tradito o comunque al soggetto che ha subito la violazione di chiedere anche il risarcimento del danno, purché, dice la Cassazione, la sofferenza sia stata notevole. Quindi, dice la Cassazione, hai subito un tradimento, puoi chiedere l'addebito, e se hai sofferto molto, se dimostri di aver sofferto molto, più del normale, dice la Cassazione, puoi anche chiedere il risarcimento del danno, perché il suo tradimento è un illecito, è una violazione del dovere di fedeltà, ti ha provocato un danno, provami il danno e io ti risarcisco. Allora ragazzi, la sentenza in questione è del 2012 e non vi avrei assegnato una traccia sulla sentenza del 2012. Qual è il problema in questo caso? Nessuno dubita oggi dell'astratta ammissibilità del risarcimento del danno da violazione di uno dei tre sacri doveri del matrimonio. Il problema qual è? Il problema è che nel caso di specie, nel caso analizzato alla nostra traccia, ci troviamo in una situazione molto particolare, in quanto la separazione non è addebitabile a Caia, perché abbiamo detto benché lei ha tradito, il matrimonio era già in crisi. Nonostante ciò, e nonostante il fatto che il matrimonio fosse già in crisi, Tizio ha sofferto moltissimo a causa di questo tradimento. Quindi ci troviamo in questa paradossale situazione in cui non possiamo addebitare la colpa della separazione a Caia, ma Tizio avrebbe diritto al risarcimento del danno. La Cassazione viene chiamata a pronunciarsi e qualcuno gli chiede: ma è possibile che effettivamente, benché non sia possibile addebitare la separazione al soggetto, sia possibile condannarlo a risarcire i danni derivanti da quella violazione? Sembra un po' un paradosso. Si pronuncia la Cassazione, Cassazione 65-98 del 2019. La Cassazione risponde in senso positivo. Anche se la separazione non è stata addebitata al coniuge che ha violato uno dei tre doveri del matrimonio, quel coniuge può essere comunque condannato a risarcire il danno, se il danno è grave. Perché? Perché dice la Cassazione, giustamente, i requisiti per chiedere l'addebito della separazione e il risarcimento del danno sono requisiti completamente diversi. L'addebito della separazione lo puoi chiedere se dimostri non solo la violazione del 143, ma che la violazione abbia prodotto la separazione, quindi il nesso eziologico. Il danno invece lo puoi ottenere se provi la violazione del 143 e se provi che da quella violazione è dipeso un danno. Dice la Cassazione, è vero che normalmente
Il danno lo patisci proprio quando quella violazione mette fine al rapporto. Ma ci sono anche casi come quello che vi ho presentato, in cui benché il rapporto sia già finito, il tradimento, anche per le modalità in cui è avvenuto, cioè pubbliche, ti fa soffrire come un cane. Quindi il diritto al risarcimento del danno c'è. Concludendo, allora dirò al mio assistito che potrà presentare il ricorso per separazione e avrà sicuramente il diritto a separarsi, però, questo è importante, non potrà chiedere l'addebito della separazione. La separazione non potrà essere addebitata a sua moglie, che quindi non perde i diritti successori, non perde l'eventuale assegno di mantenimento, anche se in questo caso lei probabilmente guadagna più di lui, quindi non ci sarebbe, ma lui può chiedere un risarcimento del danno. Perché? Perché le sofferenze da lui patite sono sofferenze sicuramente gravi. Allora ragazzi, io col civile ho finito, lascio uno spazio giusto di 2 minuti per le domande, dopodiché pubblichiamo penale. Ovviamente ragazzi, lo dico fin dal primo momento, è chiaro che laddove mi ascoltaste in differita o laddove formulaste una domanda che per ragioni di tempo non avrò modo di analizzare, io vi risponderò pubblicamente per iscritto in modo successivo. Quindi continuate a controllare la diretta e vedete le risposte a tutti i commenti. Quindi ancora 2 minuti e poi pubblichiamo penale. Ah, era l'ultimo pubblicato. Era l'ultimo posto. A posto. Ora, per il momento non vedo domande. Pubblichiamo penale. Poi ripeto, ragazzi, se vedo domande rispondo per iscritto. Non c'è nessun problema. Scusatemi, ma sono raffreddato veramente in modo tremendo. Non so più che devo fare. Allora, la traccia del penale è stata pubblicata. Io ne do lettura. Ripeto, fate tutti i commenti del caso e io risponderò successivamente per iscritto. Non vi preoccupate, commentate e tra oggi e domani troverete tutte le risposte. Leggo la traccia di penale. Nel settembre del 2022 Tizio viene condannato dal tribunale di Alfa alla pena dell'ergastolo per il reato di cui è l'articolo 438 del codice penale, cioè viene punito per il reato di epidemia all'ergastolo, in quanto dal 2011 al 2020, pur sapendo di essere sieropositivo, aveva fatto sesso non protetto con centinaia di donne diverse, senza comunicare loro le sue condizioni di salute. Bella persona, sapeva di essere sieropositivo, ciononostante ha continuato a fare sesso senza usare il preservativo con centinaia di donne, senza dir loro ovviamente di essere sieropositivo, e nell'arco di 9 anni di queste centinaia di donne che ha avuto, ha attaccato l'HIV a 30 persone. Infatti, a seguito di tale condotte, 30 di queste donne contraevano l'HIV, non l'AIDS ragazzi, l'HIV. Per questo motivo, Tizio si rivolge al suo legale di fiducia, confidandogli di aver avuto conoscenza della propria sieropositività fin dal 2008, quindi lo sapeva di essere sieropositivo, ma di non aver mai avuto l'intenzione di infettare le sue partner, quindi non voleva trasmettere loro l'AIDS, anzi l'HIV, volendo soltanto far sesso con loro senza precauzioni, per procurarsi maggior piacere, accettando il rischio di contagiarle. Che significa questo? Vi sta dicendo, avvocato, è vero, io sapevo di essere sieropositivo, quindi sapevo di poterle infettare, però non mi sono fermato, ho continuato a fare sesso con loro senza dir loro che ero sieropositivo e senza precauzioni. Però, avvocato, attenzione, io non è che agivo perché volevo farle infettare. Non agivo animato da odio, agivo soltanto perché volevo trarre maggior piacere, perché volevo fare sesso senza indossare il preservativo. E quindi ho accettato il rischio di contagiarle. Per me era più importante fare sesso senza preservativo piuttosto che contagiarle. Questo vi ha detto. Bella persona, complimenti. Questo non è un caso di scuola, è il caso Talluto che abbiamo avuto in Italia qualche anno fa. Quindi ragazzi, qual è la situazione? Sieropositivo, consapevole della sua sieropositività, che fa sesso non protetto con centinaia di donne, senza comunicar loro di essere positivo, e ne infetta 30 di HIV. Quindi centinaia di donne e in 9 anni ne ha infettate 30. Quali sono le questioni problematiche poste dalla traccia?
Prima questione problematica, lui è stato condannato per il reato di epidemia alla pena, non chiudere la porta, alla pena dell'ergastolo. Adesso siamo sicuri che il delitto in questione può configurare il delitto di epidemia? O meglio, che la fattispecie in questione può configurare il delitto di epidemia? Perché pongo questa domanda? Perché è vero che 30 vittime sono tante, però è pur vero che lui ha fatto sesso con centinaia di donne e la stragrande maggioranza di loro, per fortuna, non si è beccata l'HIV. La stragrande maggioranza di loro è riuscita a uscire incolume da questo rapporto. E allora domanda, siamo sicuri che contagiare 30 donne sulle centinaia di donne con cui ha avuto rapporti sessuali in 9 anni sia tale, sia una condotta tale da potersi parlare di epidemia? Oppure per aversi epidemia serve qualcosa di diverso? Numeri maggiori, percentuali di contagio maggiori, eccetera? Seconda questione problematica. Lui è stato condannato per epidemia ai sensi dell'articolo 438 del codice penale, all'ergastolo. Quindi evidentemente parliamo di epidemia volontaria. È stato condannato come una persona che volontariamente ha causato un'epidemia. Domanda, ma è questo il caso? Lui voleva veramente cagionare un'epidemia o no? La risposta è negativa. Lui voleva soltanto fare sesso senza precauzioni. Ha accettato il rischio di infettare le altre donne, ma non era quello il suo obiettivo. Possiamo condannarlo per epidemia o per un qualunque altro delitto a titolo di dolo, benché lui non volesse cagionare il danno? Ovviamente per rispondere si partiva dal 438 del codice penale, che recita: chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l'ergastolo. Il modo di formulare secco del codice del 30. Quindi che cos'è l'epidemia? O meglio, che cos'è il reato di epidemia? È il reato di chi risponde chi? Di cui risponde chi? Mediante la diffusione di germi patogeni, poi dobbiamo capire cosa sono, cagiona, cioè provoca un'epidemia. Quindi è il reato che commette chi? Utilizzando dei germi patogeni, dei batteri, dei virus, provoca un'epidemia. Un fenomeno gravissimo, quello epidemico, tant'è vero che il legislatore lo punisce con l'ergastolo. Però per comprendere la portata della norma dobbiamo capire che sono i germi patogeni e cos'è un'epidemia per il nostro legislatore. Analizzando il reato con i nostri strumenti, ovviamente al corso l'abbiamo fatto in modo estesissimo, qui andiamo per punti veloce, diremo che è un reato comune, che è un reato monosoggettivo, diremo che la condotta incriminata è quella di diffondere germi patogeni, che sono virus, batteri o comunque microorganismi dotati di infettività. Ed è un reato a forma vincolata. Infatti la norma dice: chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni. Quindi io ti punisco non solo se hai procurato un'epidemia, ma solo e soltanto se l'hai fatto attraverso germi patogeni. Al corso abbiamo verificato l'ipotesi in cui possa rispondere all'epidemia chi la cagioni attraverso agenti non patogeni, come sostanze tossiche, radioattive, eccetera. Allo stesso tempo, al corso abbiamo anche analizzato la fattispecie del tentativo di epidemia, cosa che non possiamo fare in questa sede. Qual è l'evento? Qual è la conseguenza della condotta diffusione germi patogeni? Cagionare un'epidemia. Ma che cos'è un'epidemia per il codice penale? È una malattia? È un morbo? Caratterizzato da tre elementi: rapidità della diffusione, numero notevole di persone contagiate, diffusione territoriale ampia. Quindi tre elementi: rapidità, diffusione, cioè rapidità, numero dei contagiati, ampiezza dell'area territoriale colpita. Per questo il Covid è un'epidemia, perché si è diffuso in maniera rapidissima, ha contagiato moltissime persone e si è diffusa in tutto il mondo. Stessa cosa la peste nel Medioevo, no? Anche se la peste aveva un tasso di mortalità molto più alto. Proprio al corso mi sono soffermato sul problema della morte e delle epidemie senza morte e mi sono chiesto se potesse esistere un'epidemia anche laddove non muore nessuno. Nella nostra traccia, ragazzi, non muore nessuno. Le 30 donne si prendono l'HIV ma non muoiono. Di questa cosa però ne ho parlato al corso. Così come ho parlato al corso
del se il reato in questione sia un reato di danno o di pericolo o un reato di danno e di pericolo assieme. Tutte cose che per ragioni di tempo non ho possibilità di dirvi adesso. Sapete che però sappiate che il bene giuridico tutelato dalla norma è la salute pubblica, quindi la incolumità della collettività. Sempre al corso mi sono interrogato sull'elemento soggettivo, sull'esistenza del reato di epidemia colposo o reato di epidemia preterintenzionale intenzionale. In questa sede noi ci dobbiamo balzare evidentemente subito alle questioni problematiche. Qual è la prima? Siamo sicuri che la condotta di Tizio Talluto configuri l'epidemia? Oppure invece stiamo dinanzi ad un reato diverso? E cioè fare sesso con centinaia di donne nell'arco di 9 anni, centinaia vuol dire 200, 300, 400, certo non 100, se no avrei detto 100, centinaia sono molto più di 100. E contagiarne solo 30, tra virgolette, solo non come numero globale, solo lo utilizzo rispetto al numero di donne con cui ho avuto interazioni sessuali, è un dato sufficiente a far scattare il reato di epidemia o no? La Cassazione si interroga sul punto. Noi partiamo da un dato, e cioè che la diffusione dell'AIDS, pur essendo evidentemente un male enorme, un male pericolosissimo, è una diffusione per fortuna non molto molto rapida, nel senso che secondo oggi studiosi biologi esiste una percentuale di una possibilità su 200 di prendersi l'HIV facendo sesso con una persona in modo ordinario e un centesimo di possibilità, quindi il doppio, se lo fate in modo diverso, insomma ci siamo capiti, un po' come avviene normalmente nei rapporti omosessuali, ma non solo, non fatemi essere troppo anatomico, leggete tra le righe. La Cassazione si pronuncia e si chiede se in questo caso effettivamente Tizio possa essere o meno condannato per il delitto di epidemia. E lo fa con la sentenza 48.014 del 2019. Risponde la Cassazione in senso negativo. Perché dice, per aversi il delitto di epidemia servono alcuni elementi. In primo luogo serve un elevato numero di contagi. E dice la Cassazione, 30 vittime non sono poche, il numero non è esiguo, ma non è normalmente il numero che si raggiunge nelle epidemie, dove parliamo di milioni di persone contagiate. Non è rilevante, attenzione, quante persone siano morte o non morte, perché abbiamo detto l'epidemia non ha nulla a che fare con la morte, quella prevista dal codice penale. Ma dice la Cassazione, si ha epidemia solo quando la malattia che tu propaghi attraverso germi patogeni ha un enorme grado, un'enorme velocità di diffusività. E dice la Cassazione, se tu hai infettato solo 30 donne sulle centinaia di donne con cui hai avuto rapporti non protetti, vuol dire che l'HIV, quantomeno nella sua forma di trasmissione sessuale, non ha le caratteristiche per poter essere un'epidemia, perché ha un tasso di diffusione lenta e soprattutto non è tanto diffusiva. Mentre se io ho la peste, in questa stanza ci sono 10 persone e tra 5 minuti hanno tutti la peste, idem se io ho il Covid in una forma virale, se io faccio sesso con 10 persone e sono sieropositivo, è possibile anche che nessuna di esse prenda il Covid, prenda l'HIV. Per questo motivo, evidentemente, la Corte di Cassazione rigetta e chiarisce che questo non può essere un reato di epidemia, perché manca proprio l'evento epidemico. Contagiare 30 donne sulle centinaia di donne con cui hai fatto sesso non protetto nell'arco di 9 anni è un fenomeno pericoloso ma non epidemico. Ragazzi, ovviamente questo non vuol dire che Talluto va esente da pena. Che reati ha commesso se non c'è epidemia? Omicidi no, non è morto nessuno. Ha trasmesso malattie gravissime, quindi il reato ovviamente è quello di lesioni gravissime. Sì, ma lesioni gravissime dolose o colpose? E andiamo alla seconda questione problematica. Ovviamente la differenza è mostruosa, perché le lesioni dolose gravissime comportano una pena estremamente aspra, fino a 12 anni. Le lesioni colpose invece gravissime hanno una pena molto blanda, va dai 3 mesi ai 2 anni. Allora è fondamentale capire se il reato in questione ti può essere imputato a titolo di colpa o meno. Che cosa ci dice la traccia? La traccia ci dice che Tizio non voleva contagiare
con l'HIV queste persone. Tizio non voleva, ve lo dice molto chiaramente nella traccia, trasmettere l'HIV a queste donne. Tizio voleva fare sesso senza precauzioni, per godere di più. E pur di fare questo ha accettato il rischio di trasmettere l'HIV a queste donne. Adesso, se il dolo è volontà dell'evento, se per dolo si intende il fatto che io voglio conseguire l'evento lesivo, voglio conseguire l'evento epidemia, in questo caso il dolo sembrerebbe non esserci. Quando è che si ha l'epidemia dolosa del 438? Quando io voglio diffondere un'epidemia e con germi patogeni la diffondo. Sono un terrorista magari, voglio seminare il panico o voglio diffondere un'epidemia e vado a diffondere l'antrace nell'aria in giro. In questo caso lui non voleva diffondere l'epidemia di HIV, non voleva proprio trasmettere l'HIV. In questo caso lui voleva solo far sesso, senza protezioni, con tante ragazze. E allora la domanda è, se manca la volontà di cagionare l'evento epidemico, perché lui non voleva cagionare l'epidemia, lui può rispondere a titolo di dolo o di colpa? E la differenza di pena, l'ho detto, è mostruosa. Risposta, ovviamente ragazzi al corso abbiamo parlato di questa problematica in lungo e largo, perché è una delle problematiche più papabili ai fini dell'esame di avvocato, quindi fortissimi sul punto. Ci siamo interrogati sulla tipologia di elemento soggettivo configurabile in questa ipotesi e abbiamo chiarito che l'ipotesi in questione non integra un'ipotesi di dolo classico, detto anche dolo generico o dolo intenzionale, e cioè voglio l'evento e agisco per conseguire l'evento. Voglio diffondere l'epidemia nella popolazione e diffondo l'epidemia nella popolazione. Voglio uccidere e uccido, voglio stuprare e stupro. Questo è il dolo generico, questo è il dolo intenzionale. In questo caso il soggetto non vuole diffondere l'epidemia, in questo caso il soggetto vuole una cosa diversa. In questo caso il soggetto vuole raggiungere un proprio interesse diverso da quello previsto dalla norma penale e accetta il rischio del verificarsi della norma penale. Cioè per lui è più importante fare sesso senza preservativo con centinaia di donne e pur di raggiungere questo obiettivo immorale, biasimevole, è pronto ad accettare il rischio che queste donne si prendano l'AIDS. Al corso ne ho parlato in lungo e largo, è la stessa cosa di colui che ha commesso un reato e viene inseguito in macchina dalla polizia, che per scappare dall'arresto va a 200 all'ora nel centro urbano. E quindi ragazzi, se vai a 200 all'ora nel centro urbano, accetti il rischio che se sbuca un pedone, lo alzi da terra, lo uccidi. Anche in questo caso, colui che scappa dalla polizia non vuole uccidere il pedone, ma accetta il rischio del verificarsi della morte del pedone. O meglio, subordina la possibilità del verificarsi dell'evento uccisione del pedone al realizzamento del suo interesse principale, scappare dalla polizia. Per lui è più importante scappare dalla polizia di quanto non sia evitare di uccidere il pedone. È un po' una forma di accettazione. Non voglio la morte del pedone, ma se muore, muore. Non voglio passare l'AIDS alle donne, ma se lo passo, lo passo. L'interesse principale, in questo caso, è il sesso. In quel caso è la fuga dalla polizia. In tutti questi casi la Cassazione teorizza l'elemento soggettivo peculiare del dolo eventuale, motivo per cui condanna per il delitto doloso e non per il delitto colposo. E quindi evidentemente in questo caso noi presenteremo un appello dove col primo motivo di appello diremo: questa non è un'epidemia, queste sono lesioni gravissime, plurime. E diremo anche, attenzione, non sono lesioni gravissime, plurime, dolose, ma sono lesioni gravissime, plurime, colpose. Ovviamente, ragazzi, sul primo motivo di appello, cioè che il delitto è sbagliato, non è un'epidemia, ma sono lesioni plurime, abbiamo, non dico gioco facile, ma abbiamo una buona possibilità di vittoria, perché la Cassazione è molto chiara nell'indicare questo requisito. Nell'altro caso invece, se noi cerchiamo di far sì che lui risponda per lesioni colpose gravissime, per lesioni, chiedo scusa, plurime, gravissime, colpose, la strada è in salita. La strada è in salita perché ragazzi, la giurisprudenza in questi casi non parla di colpa, ma parla di dolo eventuale. Ovviamente ragazzi, le questioni sono state stra approfondite durante il corso.
Anche in questo caso io vi chiedo di formularmi tutte le domande del caso, scrivetele sulla diretta, io poi vi rispondo per iscritto a tutte le domande. In questo momento non posso farlo, devo lasciare la parola al collega per l'inizio del corso di preparazione al concorso al Comune di Napoli. Però commentate per iscritto alla diretta e vedrete, troverete tutte le risposte del mondo. Io ho finito, vi saluto e vi auguro buona giornata.